gonna cherish the world tonight. We're gonna cherish the world tonight. So if you want me, just hold me tight. We're gonna cherish the world tonight. Take me back again. Let me do the thing I keep inside. Let me back again. Let me do the things that blows my mind. So please stand still. Keep my will. Ben ritrovati alle cantine di Platone, siamo all'ultimo appuntamento della settimana con la cultura. Grazie ancora ai Dirty Sick Europeans per averci fatto compagnia nell'arco di tutta questa settimana. In questa settimana, oltre ovviamente alla loro musica, abbiamo avuto come ospite una donna, un'autrice che è venuta qui a parlarci del suo libro, ma non solo. Ho ancora il desiderio di farvela conoscere, lei è Elisaelle. Ciao. Ciao. Oggi ti ho chiamato solo con il nome d'arte. Ah, Elisa Guidelli. Ah, intanto ecco, parliamo un attimo di questo, perché Elisaelle? Ma guarda, è stato un caso, nel senso che anni fa, e credo proprio nel 99, adesso non vorrei sbagliarmi con le date, ma ero andata in questo raduno in costume, no? Ho messo questo abitino medievale, cioè sai queste cose. E niente, si è avvicinato questa persona che già conoscevo, però era la prima volta che ci vedevamo dal vivo. Simpaticissimo, tra l'altro, che mi disse: ah, quindi tu sei Elisa, ma sai che il tuo nome in francese potrebbe essere Elisaelle. Ah, ecco. Cioè, e da lì ho detto: ma è un bel nome, in effetti. E tutto il giorno credo che mi chiamò così, perché sai, poi essendo nell'ambiente giusto eravamo tutti in costume medievale, quindi ci stava. E poi da lì hai deciso romantica. Di prendere spunto per... Sì, l'ho tenuto perché poi ho iniziato a firmarci gli articoli su internet. Perché sai, un nick, un nickname, sì, è molto più efficace, è vero. E poi dopo lì ho iniziato a pubblicare racconti e quando è arrivato il romanzo ho detto: vabbè, è inutile che io cambio il nome. Mm-mm. Ho tenuto quello, insomma. Nel frattempo esce la seconda edizione, la seconda sì? Di Francigena, uscito precedentemente nel 2007, scritto insieme a Simone Covili e a Gabriele Sorrentino, ne abbiamo parlato largamente in questi giorni, e insomma una raccolta di materiali che loro hanno raccolto nel tempo, che narrano un po' le leggende attorno, insomma, al pellegrinaggio, e soprattutto vi siete concentrati sul 1107, e ovviamente questi racconti vengono anche intervallati da parti narrative vostre. E oggi però vorrei un attimo concludere il discorso con te, visto che è l'ultimo giorno, parlando anche delle altre tue pubblicazioni, perché questo insomma è un libro scritto a sei mani, però tu hai una vastissima, insomma, produzione. Sì, scrivo, letteraria. Scrivo un po' di tutto, nel senso che non mi piace molto annoiarmi su un genere, nel senso che, essendo, come dicevamo, la scrittura per me è un metodo proprio di catarsi, di ricerca, di pulizia mia personale, alle volte anche dipendentemente dai periodi nascono cose di generi diversi, quindi mi sono ritrovata a scrivere dei libri divertenti, delle commedie grottesco-sentimentali, è uscito Amore a tempo determinato per la Sperling e Kupfer. Dove c'è anche un video su YouTube, dove c'è, sì, meraviglioso. Da sposa, meraviglioso. Che scappa, sì, sono io purtroppo. Infatti, sì. Cioè, magari se riuscite ad andarlo a vedere su YouTube, cosa dovrebbero inserire? Cercano, basta che scrivano Amore a tempo determinato Elisaelle, viene fuori. È molto bello video. questo tra le altre trailer cose, lì. È sceneggiato da me su un fogliettino, sai quelli da bar? Hai presente? È bellissimo. Tre scene, è girato insieme al ragazzo che fa l'autista. In completa autonomia, cioè abbiamo attaccato la videocamera con lo scotch, quello d'auto, per evitare che la carrozzeria si rovinasse, cioè è stato bellissimo. È fatto da Dio, cioè sembra veramente, poi fatto in stile film muto, purtroppo esatto, non abbiamo sì. la possibilità di farvelo vedere, però veramente vi consiglio sì, di andarlo a no, vedere. No, su YouTube si Dici trova. Qualche titolo qua e là dei libri, allora, qui due tra noir, l'altro tu sei anche legata ovviamente. Allora, due noir che sono La fame e Fiabe dall'inferno.
titoli molto insomma, evocativi. Per in sé. Poi ci sono Fidanzato in affitto, che è uscito anni fa per la Newton & Compton, adesso si trova in ebook, solamente in ebook. Ed è una sorta di sfumature di grigio ante litteram, nel senso che infatti, in modo totalmente più disincantato e molto più divertente racconto questo rapporto di schiavo-padrona, in quel caso è diverso, è lei che è la padrona e lui è uno schiavo. E poi è uscito Le avventure di una Kitty Addicted, che è stato poi ripubblicato, ma con un titolo diverso, e che appunto prende in giro le trentenni, come io ero all'epoca, perché ovviamente parto sempre da una mia, un mio punto personale, e non vogliono diventare grandi, perché continuano a sentirsi ripetere a loro, ormai hai 30 anni, devi fare famiglia, devi fare figli. Ormai i miei non me lo dicono più, sono tranquillissima, io però ormai insomma all'epoca... Ormai hai superato quell'età, esatto, perché sono i 30 secondo me, che sono critici. I 30 proprio lo spartiacque. Poi dopo i 35 ti dico vabbè, basta, esatto, abbiamo perso le speranze. Esattamente. E poi arriva Matilde anche. Sì, Matilde di Canossa l'ho scritto, quello è stato veramente un parto, perché sono stati 10 anni di ricerche e quasi 2 anni di stesura, perché ovviamente dopo il discorso è al contrario, c'era talmente tanto materiale che ho dovuto selezionare, quindi ho fatto una scaletta di base in cui ho messo i punti principali che mi interessava trattare, dopodiché ovviamente essendo un romanzo storico ti concedi qualche licenza letteraria, inserisci dei personaggi che in realtà nelle fonti non hai trovato. Se avessi voluto scrivere un saggio mi sarei attenuta alle fonti, ma visto che sono una narratrice dentro, ho detto adesso mi invento io qualche cosa di diverso. Perché è molto bella questa cosa, perché in te convivono, no, la storica, e quindi attaccata comunque alle fonti, alla documentazione, alla ricerca del documento, e dall'altra appunto la narratrice che è in te. Come si gestiscono queste due personalità? C'è una che prevalica sull'altra o convivono in maniera... Guarda, alle volte secondo me sono abbastanza in equilibrio, ma alle volte devo un po' farmi violenza, nel senso che... sono molto attaccata a quello che è la fedeltà. Come dicevamo in qualche puntata fa. Esatto, però anche chiedendo al mio ex professore universitario che mi seguì nella tesi, lui mi disse una frase che mi lasciò durante la stesura del romanzo, gli avevo chiesto un paio di cose per evitare di scrivere delle cose troppo lontane dalla realtà, e lui mi rispose molto tranquillamente dicendomi: la verità storica non esiste, se glielo dico io si può fidare. Al che ho detto: ti sei aperto un mondo proprio. Sì, ho detto però effettivamente da questo punto di vista non l'avevo mai visto, e veramente basta alle volte confrontarsi con chi ha più esperienza di te per capire come affrontare la scrittura, quindi non importa da chi arriva l'input, secondo me è sempre importante coglierlo quando arriva, rifletterci sopra, lasciarlo macerare un po', poi lasciarlo fruttare in quello che fai. Ma è abbastanza difficile non rimanere attaccata alla realtà, perché comunque è qualcosa che ti aiuta anche a sviluppare la tua fantasia, la tua immaginazione, no? Della serie, se fosse stato in un modo diverso come sarebbe andato? Quella è la domanda che ti devi porre. E nel frattempo, quindi, tra un documento storico e un libro di narrativa, nel 2010 pubblichi 101, e questa la devo dire, che 101 modi per diventare bella, milionaria e stronza. E c'è da dire che nel 2007 è uscito il libro di Giacobbe, Giulio Cesare Giacobbe, Come diventare bella, ricca e stronza, esatto, leggermente diverso. E infatti in fuori onda ti chiedevo, ma l'avevi letto, c'era, e tu mi hai spiegato questa cosa, che ti è stato commissionato. Imposto. Sì, il titolo è stato imposto e il libro è stato commissionato dalla Newton Compton, ed è ancora in giro, questo gira ancora, perché evidentemente, non lo so, c'è molta esigenza di diventare belle, milionarie e stronze, soprattutto milionarie in questo periodo comunque. Ecco.
E ti dirò, mi sono divertita un sacco a scriverlo, perché? Perché mi sono dovuta leggere l'intera campata di manuali di autostima e ho imparato un sacco anche per me stessa, infatti, che non fa mai male. Perché non fa mai male. Poi vabbè, sono andata a pescare anche manuali di bellezza piuttosto che... Sì. Però sai, sono, quelli alla fine sono consigli che, al di là della questione uomo-donna, secondo me sono un po' unisex, nel senso che soprattutto per la questione autostima, quindi la parte della stronza in realtà. Ecco. No, è vero, cioè la donna viene definita stronza quando in realtà ha molta autocoscienza e sa dare dei limiti alle altre sì, persone. Infatti anche per esempio Giulio Cesare Giacobbe, io l'ho letto il libro, me l'ha regalato il mio fidanzato, tra ecco, l'altro. Come diventare bella ricca stronza. E parla appunto, no, della figura della donna stronza, non tanto come effettivamente certo, in questo modo, sì, ma sì, più che altro come donna adulta, certo, no? Quindi la figura della donna adulta che ha raggiunto una propria autostima, un proprio processo, certo, insomma, ed equilibrio mentale. Sì, 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 sì. Come si fa però per te per diventare bella? Quali sono i consigli che dai in questo libro? Ma guarda, la bellezza secondo me è una cosa che o è innata o si acquisisce. Perché diciamo che ci sono tanti piccoli trucchi, soprattutto quelli di sapersi guardare bene veramente allo specchio, e se non sei capace di guardarti allo specchio, farti aiutare dalle sartine. Ti ricordi le sartine di una volta, quelle che prendevano sì, le misure? Sì, sì, sì. E in realtà uno non ci pensa mai, perché noi adesso siamo abituati ad andare, che ne so, al grande supermercato, ai centri commerciali dove trovi le firme o i negozi di abiti dove sono tutti standard. Infatti. Quando in realtà, cioè magari tu entri e dici, oddio, questo sembra una balena, quell'altro sembra, faccio schifo. Ma perché? Perché in realtà sono tagliati su un corpo che non va bene. Che non è il tuo. Esatto. Semplicemente basta davvero andare da una sarta alle volte, che mette in evidenza i tuoi punti forti. Ognuna di noi ha dei punti forti. È vero. Quindi basta mettere in evidenza i punti forti e dare un colpettino al cerchio, una alla botte, e cercare di tenere un po' più nascosti. Che poi in realtà non è vero nemmeno questo, perché ci sono donne che hanno fatto la fortuna sui propri difetti Hai fisici. Hai ragione, è vero. Quindi... secondo me parte sempre veramente tutto dall'autocoscienza, quindi la consapevolezza sì, di se stesse, sapersi guardare, ma non con odio allo specchio, cioè sapersi guardare e dire, ma sai cosa, con ma io mi vado più bene così, infatti, capito? Quindi posso sempre migliorare, questo sicuramente, però... cioè volersi bene, perché da quello nasce tutto. Velocemente, perché è quasi finito il tempo, come si fa a diventare milionaria e stronza? Allora, milionaria e stronza, io ho dato 10 profili di donne che sono diventate milionarie e stronze in contemporanea, a partire da Madonna, passando per Victoria Beckham e arrivando, che ne so, a Lady Gaga, insomma, ho Quindi creato... uno può essere sposarsi un uomo ricco, esatto, che è quello più, è la cosa più facile. Più facile. E diventare imprenditrice di se stessa, oppure semplicemente riuscire a trovare la strada giusta e originale, che può anche essere quella appunto di sposarsi non solo l'uomo ricco, ma magari andare ai funerali per trovare il vedovo. Ah, no? Ecco, che quello è stato bellissimo, perché è una citazione, ecco, in realtà è una citazione da un romanzo della Kinsella. Sì. Il libro è divertente anche per quello, perché va a pescare un po'. Bene, allora lo andrò a leggere, visto che ho già letto quello di Giacobbe, così insomma avrò la bibliografia completa. E l'ultima cosa, che cosa ti auguri per il tuo futuro come scrittrice e come donna? Per il mio futuro continuare a fare quello che faccio, perché il mio lavoro mi piace. E, forse, ecco, viaggiare di più, questa è l'unica cosa che un po' ancora mi manca, però insomma ci stiamo lavorando. Condivido, guarda, lo auguro anche a me questa volta. Grazie mille davvero, grazie Elisel, te, per essere stata qui, è stato grazie davvero un piacere conoscerti. Francigena è il libro di cui abbiamo parlato questa settimana, e abbiamo parlato anche insomma di Elisel nel suo, insomma, quanto abbiamo potuto, perché in realtà ci sarebbe veramente tantissimo ancora da dire. Abbiamo cercato di presentarla nella maniera più completa, grazie ancora per essere stati con noi. Adesso lascio spazio ai Dirty Sick Europeans per concludere in musica la nostra settimana qui alle Cantine di Platone, e io vi ricordo che le cantine tornano la prossima settimana dopo il weekend con un nuovo autore e tante storie da raccontare. Non mancate! It's I. It's I to sing a song with broken heart.
can hear your voice when you say it's hard. It's hard. It's hard 'cause everybody has broken hearts. And no one hears your voice when you say hearts. And in your restless devastation, you carry on in isolation. It's hard. Yes, it's hard. Yes, it's hard. It's hard to pick up flowers in the dark. It hurts when one you love has gone so far.